No, non ci fu nient'altro. Fu sempre come quando aspetti la pioggia, ne senti l'odore, sì, e dopo esce il sole. Non che la luce non ti bastasse, ma chissà che sapore avrebbe potuto avere quella pioggia. Chissà quanto mi sarei bagnato. So solo che in entrambi i casi vidi un arcobaleno in lontananza, una sorta di ponte fra due punti diversi della terra ed il cielo. Lui unisce ciò che è separato nella propria esistenza. Li unisce e basta, indipendentemente da tutto. Alla fine mi importerà solo di vederlo l'arcobaleno, con in bocca il sapore della pioggia o con addosso i 40 gradi del sole in un giorno di pioggia da cui starò fottutamente al riparo.